Buongiorno a tutti, oggi presentiamo FinCEN Preventivi 5, il nuovo programma di FinCEN per la realizzazione di preventivi. All'apertura del programma abbiamo una barra da cui sarà possibile visualizzare i preventivi registrati e gli appuntamenti odierni. Dalla barra dei pulsanti abbiamo la gestione dei clienti, la gestione degli articoli, la visualizzazione dei preventivi registrati, l'emissione di un nuovo preventivo, la visualizzazione della lavagna aziendale, la rubrica telefonica, l'agenda appuntamenti, la possibilità di cambiare la data operativa dell'applicazione e l'uscita dal programma. Dalla barra dei menu in alto, dal menu File, possiamo andare a eseguire copie di sicurezza, operazioni di recupero e compattazione del database, importare i dati da file Excel, esportare i dati su file Excel, importare i dati dalla versione 4, eseguire l'eliminazione dei dati presenti all'interno dell'applicazione e chiudere l'applicazione. Dal menu Anagrafica, il programma ci propone l'anagrafica dell'azienda, le anagrafiche clienti, le anagrafiche degli articoli, le anagrafiche dei servizi e la gestione degli articoli composti per la distinta base. Nel menu Documenti abbiamo la possibilità di vedere l'elenco dei documenti registrati ed emettere un nuovo preventivo. Il programma ci permette di emettere un nuovo preventivo a un cliente registrato o eventualmente eseguire un preventivo anonimo senza registrare preventivamente l'anagrafica del cliente. In fase di stampa potremo andare a visualizzare l'anteprima, visualizzare le stampe, personalizzare le stampe, selezionare il nostro modulo di stampa personalizzato, personalizzare il modulo e stamparlo in PDF. Dal menu Strumenti abbiamo la possibilità di visualizzare l'agenda, la lavagna aziendale, la rubrica e il catalogo fotografico degli articoli. Dal menu Tabelle abbiamo l'elenco delle tabelle registrate all'interno dell'applicazione. La compilazione delle tabelle è molto importante perché ci semplificherà poi il lavoro successivamente. Abbiamo la tabella delle aliquote IVA, delle banche, delle valute, dei tipi di pagamento, delle modalità di pagamento, le unità di misura, la possibilità di selezionare chi esegue il trasporto delle nostre merci, le categorie articoli, le categorie clienti e un database preregistrato delle città italiane. Per quello che riguarda invece le città straniere, tutto il database è personalizzabile. Sempre dal menu Tabelle potremo andare a eseguire la gestione dell'azienda. Il programma è multiaziendale e multiutente, quindi potremo andare a gestire diverse aziende all'interno della nostra applicazione. Per finire, dal menu Vari abbiamo la gestione degli utenti, il controllo degli operatori per gli accessi, il menu Configurazione da cui potremo andare a impostare quanti decimali usare per l'IVA, per le quantità e per gli articoli, e inserire tutta una serie di parametri come ad esempio le ricerche degli articoli, se vogliamo eseguire per articolo, per barcode o per descrizione. Inoltre, potremmo andare a impostare il numero di documenti che vanno eseguiti in stampa. Abbiamo poi la configurazione dei parametri via email per poter inviare i nostri preventivi, le impostazioni delle stampanti, la visualizzazione delle mail spedite e la possibilità di aprire il manuale dell'applicazione e il manuale della personalizzazione delle stampe. Grazie per averci seguito, buona giornata da FinCEN.